Anzi, buongiorno, siamo con Marcello Milani, presidente Ordine dei Farmacisti di Trieste e presidente Federfarma Trieste. Dico bene, Marcello? Sì, certamente, Nicolò, sì. Bene. Allora, Marcello, ti ringrazio intanto della disponibilità per fare due chiacchiere con me e con chi ci ascolterà e ci vedrà in futuro, legato all'oggetto del desiderio di questo periodo, le mascherine e i guanti. Adesso la fase 2 dal 4 maggio comunque ci vedrà di nuovo in giro, ma tutti con obbligo di mascherina. Allora, siccome con il 26 aprile è stato certificato, è stato dichiarato dal Presidente del Consiglio, che le mascherine avranno un prezzo calmierato a 0,50. Però tutti noi in questo momento abbiamo dovuto comprare mascherine e i prezzi erano diversi. Insomma, cioè, per togliere un po' di confusione in ambito commerciale sul discorso mascherine, visto che le farmacie sono il primo presidio territoriale, che mi pare che tra l'altro abbia avuto anche modo di dare, come si dice, misura di quanto sia importante il lavoro dei farmacisti. Avete più di 1.000 contagiati, 11 morti, insomma, siete E stati ormai 13, oggi 13. 13, oggi 13, siete in prima linea, veramente, no? E quindi siamo con voi che ci dobbiamo relazionare per questi problemi. E vorrei che proprio te, che sei un'autorità in questo settore, Una parola grossa. Sì, no, ti ringrazio per le parole nei miei confronti, ma anche in quelle verso la mia categoria. Il problema qui è molto grande. Allora, prima di tutto, noi siamo in prima linea, come ben hai detto, e abbiamo fatto il nostro dovere, e a fronte di altre persone che magari non hanno fatto tutto quello che dovevano fare, noi siamo rimasti sempre aperti, sempre in prima linea, Ascolta, sempre. la provocazione però mi stimola alla domanda: chi è che non ha fatto il proprio Ah, dovere? non mi Non ricordo, te lo ricordi? Va bene, va bene. sicuramente non le forze dell'ordine, quelle erano sempre presenti, no? Forse anche in maniera anche pressante su noi farmacie, ma è anche giusto questo. E qual è il problema? Il problema è che tutte le ordinanze, diciamo, da un paio di settimane a questa parte, impongono ai cittadini, soprattutto quelli del Friuli Venezia Giulia, ma anche quelli delle altre regioni del nord, di uscire dalle proprie abitazioni solo e soltanto se muniti di un supporto che ricopra le vie respiratorie, le altre vie respiratorie. Quindi, ovviamente. Ricordiamolo perché scusa Marcello, Prego. se ti do lo spunto per dirlo, però tantissima gente si copre la bocca e lascia scoperto il naso, non serve a nulla. Infatti, non serve a nulla, non serve a nulla, bisogna comunque coprire tutto l'apparato. Quindi naso, bocca e possibilmente anche poi avere un paio di occhiali, ovviamente. E diciamo che prima di tutto che queste mascherine servono essenzialmente per proteggere gli altri e non noi stessi, perché le mascherine, quelle vere che servono per proteggere dall'infezione del coronavirus, vanno utilizzate soltanto negli ospedali, sulle ambulanze che purtroppo possono andare a recuperare persone che sono affette dal virus e quindi a difendere effettivamente coloro i quali potrebbero venire non ammalati, potrebbero venire a contatto con il virus. Detto questo, le ordinanze dei vari governatori hanno previsto appunto che per uscire dalle proprie abitazioni bisogna munirsi di guanti e mascherine per appunto evitare di andare ad infettare i propri vicini, le persone con cui si potrebbe venire inavvertitamente in contatto, anche perché la distanza di sicurezza, un metro e mezzo, è importante, ma non può essere non sufficiente nel momento in cui ovviamente io vado a starnutire e di conseguenza posso anche far partire i famosi droppetta o comunque le goccioline, che dir si voglia, che potrebbero essere, anzi sono, forse portatrici di virus. Ecco, questo senz'altro. Detto questo, noi appena c'è stata l'emergenza ci siamo come categoria attivati e forse andando al di là delle nostre non capacità, perché ce le abbiamo, ma diciamo Competenze. delle nostre competenze e prerogative, abbiamo voluto intervenire e offrire un servizio
alla popolazione. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati ovviamente in cerca di queste mascherine, ovviamente i nostri canali si sono ben presto esauriti, perché la richiesta che c'era fino, io dico una data, 31 dicembre, ma solo per separare i due anni, no? Diciamo che comunque fino alla dichiarazione dell'emergenza, 31 dicembre e 31 gennaio, noi non avevamo nessun problema e quindi le mascherine si trovavano, ma se io posso dire nella mia farmacia, che non è sicuramente una grande farmacia, avrò venduto forse uno o due pacchi da 50 nel corso dell'ultimo decennio. Perché? Perché per fortuna venivano richieste soltanto da chi aveva dei malati di un certo tipo in casa, per cui doveva proteggere questi pazienti, altrimenti non venivano richieste. Da quando è scoppiata l'epidemia, ovviamente la richiesta è decuplicata e anche i prezzi, visto che i canali normali dove noi ci andiamo a rifornire si sono ben presto esauriti, e si è dovuto, per forza di cose, importare questi prodotti da altri paesi. Per, diciamo, lo scherzo del destino, ovviamente siamo dovuti andare a prendere in Cina, o meglio, non noi, gli importatori si sono dovuti rivolgere alla Cina. Così facendo, cos'è successo? È successo che ovviamente il prezzo è passato da 12 centesimi, che era il prezzo a cui io vendevo le mascherine fino a fine dell'altro anno, siamo passati a 1,50 euro, 1,80 euro, persino 2 euro. I 2 euro, 1,52 euro come prezzo di acquisto vostro? No, come prezzo di vendita, diciamo. Come prezzo di vendita. Allora, se vogliamo parlare di prezzi di acquisti nostri, te li dico subito, dobbiamo solo però tenere presente se ci aggiungiamo l'IVA o meno. Io ho resistito, non ho acquistato queste mascherine perché non volevo entrare in questo vortice, alimentare questo tipo di speculazione, però a un certo punto poi ho dovuto cedere anch'io rispetto alle richieste dei miei clienti, e mi sono approvvigionato quando queste mascherine sono rientrate nel canale che io prediligo, che è il canale ufficiale, quello dove io compro i miei farmaci, dove sono sicuro che i prodotti che mi arrivano sono garantiti e certificati. Ecco, in quel momento io ho trovato le mascherine che da 2,86 euro più IVA, che andavo a acquistare per 50 pezzi a inizio di quest'anno, mi sono trovato la richiesta di 49,50 euro più IVA per 50 pezzi, vale a dire a un euro, praticamente a un euro a mascherina. Aggiungici l'IVA, che è un'IVA attualmente al 22%, anche se il Presidente del Consiglio ha garantito che a breve addirittura la toglierà, attualmente aggiungendoci l'IVA io arrivo a un importo di acquisto di 1,20 euro. A questo punto è chiaro che se io voglio andare a rivendere, per quanto io possa dire non voglio lucrare, non voglio guadagnarci niente, però è chiaro che un minimo di ricarico devo farlo, e passo 1,30 euro, 1,35 euro a mascherina, che è sempre possiamo dire che è il prezzo che c'è stato fino al 26, fino al giorno in cui, diciamo che la mia era una scelta personale che posso comprendere che non tutti abbiano fatto, o anche perché qualcun altro non ha avuto la fortuna che ho avuto io di comprare questi prodotti a 1 euro più IVA, 1,20 euro, 1,22 euro, ma qualcuno riesce purtroppo a comprato anche molto male, e avrà comprato anche 1,50 euro, 1,60 euro, per cui poi i 2 euro ci stavano tutti, purtroppo, in questo momento. Diverso era il discorso di chi aveva proposto queste mascherine a 2,40 euro all'inizio dell'epidemia, quando le aveva comprate molto bene, e lì ovviamente, come si può aver visto, anche la magistratura ci è andata giù pesante. Che i casi particolari in questo momento assolutamente non ci riguardano. Però arriviamo al punto della situazione. Quindi diciamo che nella media, no, persone che hanno avuto l'opportunità di acquistare bene e non hanno ricaricato in maniera eccessiva, ma hanno ricaricato il giusto per giustificare un passaggio di mano tra il distributore e la farmacia che la cede al cliente finale, vi siete trovati con un prodotto che avete acquistato all'incirca per 1 euro più IVA, no? E che vendevate a quel prezzo che mi hai detto, e all'improvviso
si deve vendere a 0,50. Allora, che 0,50 cosa... più IVA, perdona se insisto, 0,50 più IVA vale dire 0,61 centesimi IVATI. Allora, il prodotto che voi avete acquistato più caro, da domani lo dovete vendere invece sotto costo. Che cosa succede? Niente, noi ieri quando è uscita l'ordinanza che è stata pubblicata in Gazzetta ci siamo posti il problema e nell'arco della mattinata più di qualcuno non ha ritirato il prodotto e ha detto aspetta, voglio capire cosa sta succedendo. Poi nel pomeriggio è arrivato finalmente un comunicato stampa del dottor Arcuri che ha precisato che sì, noi siamo obbligati a venderle a 61 centesimi IVATO a mascherina, però è altresì vero che mantenendo la documentazione e dimostrando tramite quelli che una volta erano chiamati scantini fiscali, oggi sono documenti di cortesia, potremmo dimostrare di aver ovviamente venduto sotto costo, e questa differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita ci verrà riconosciuta, poi vedremo in che forma e con che tempi, dallo Stato stesso che ci ha imposto con una sua ordinanza di andare a vendere i prodotti sotto costo. È chiaro che all'inizio i colleghi non si sono trovati molto bene, hanno avuto da ridire o comunque si sono preoccupati, ma penso che questo possa accadere in qualunque categoria, quando a un certo punto una persona si aspetta, non dico di guadagnare, ma perlomeno di non rimetterci. Qui si trattava, nel mio caso, ma parlo solo di me, nel mio caso si trattava di rimettere qualcosa come 49 centesimi a mascherina, quindi insomma l'importo è considerevole. Una volta che abbiamo avuto le rassicurazioni da parte di Arcuri che avremo un ristoro in un modo o nell'altro, la protesta è sicuramente affievolita, e già da ieri pomeriggio le mascherine sono tornate a disposizione di tutti e ai prezzi calmierati imposti dallo Stato. Ma il problema non è questo, Nicolò, il problema è un altro. Volevo fare un piccolo inciso. Mi pare che ancora una volta, oltre a essere il primo presidio territoriale e quindi con tutte le valenze che una cosa del genere comporta, abbiate dimostrato anche un grosso senso di responsabilità. Nel senso che il farmacista tante volte viene visto bene o male a seconda del cliente che avete di fronte, ma in questo caso... Tutto si può dire meno che abbiate fatto azioni commerciali non corrette, assolutamente, perché il farmacista ha una vocazione. Il farmacista ha una vocazione, che è quella comunque di servire la sua comunità. Adesso lo dico al di là della retorica che sicuramente queste parole possono contenere, però è innegabile che si cerca sempre di accontentare e di favorire il cliente, perché noi siamo sempre stati abituati, da quando è stata istituita la farmacia come la conosciamo noi, vale dire nel 1934, da quando esistono queste leggi che noi ancora oggi abbiamo il dovere di rispettare, chiaramente da quel momento lì noi abbiamo sempre cercato di fornire ai pazienti, ai nostri clienti, pazienti per medico, clienti per noi, comunque il massimo supporto possibile, anche alle volte andando a rimetterci. Purtroppo però molte volte il farmacista è comunque visto come colui il quale ha una buona posizione, ha probabilmente anche un discreto reddito, e di conseguenza qualche volta subentra anche l'invidia, diciamolo pure. Però posso assicurare che passato il primo momento di preoccupazione, poi ciascuno fa tutte le farmacie si sono adeguate, e penso che oggi non vi sia nessuno che non rispetti questa ordinanza. Senti, adesso queste farmacie, chiamiamole così, ministeriali, da chi vi saranno date? Chi sarà il vostro... Mascherine? Ecco, questa è una bella domanda, perché ovviamente il Presidente del Consiglio l'altra sera, in
in teleconferenza, quello che era, ha dichiarato appunto che noi dobbiamo venderle a questo prezzo, e ha anche dichiarato che sono state inserite delle linee produttive comprando qualcosa come 50-51 macchine, se ho capito bene, che produrranno queste mascherine autarchiche, lasciamelo dire, no? Perché alla fine torniamo a questo, quindi io credo, spero anche, che sia proprio la posizione di Stato che poi ci verrà consegnata e noi poi andremo a nostra volta a rivendere, insomma. Senti, un'ultima domanda, forse un po' provocatoria, ma tutte le mascherine che provengono da quelle aziende che hanno riconvertito la loro azienda per produrre un bene di prima necessità e che però hanno costi diversi dai costi cinesi, chiamiamoli così, perché poi cosa succede adesso? Questo mi dispiace, ma non sono io il Presidente del Consiglio, per mia fortuna, certo. E andrà chiesto a lui. Purtroppo, però diciamo che il settore delle farmacie non acquisterà più mascherine. No. Non potrà più, a meno che queste mascherine non vengano fornite a un prezzo che si vocifera essere di 39-40 centesimi più IVA, in maniera da permettere quel minimo di spread necessario a coprire i costi di gestione delle farmacie. E purtroppo sai, la via dell'inferno è lastricata sempre di buone intenzioni, no? L'idea è giusta, quella di cambiare il prezzo, però a fronte di questo atto chiaramente ci saranno degli altri imprenditori che si erano convertiti proprio per salvare le proprie aziende già in crisi perché producevano altri tipi di prodotti che chiaramente ne soffriranno, questo sì. Senti, l'ultima domanda che faccio a tutti. Cos'è che non ti ho chiesto e che invece potresti avere l'occasione di dire con questa intervista? Riguardando le mascherine c'è ben poco da aggiungere. Riguardo la nostra attività è che comunque noi siamo rimasti sempre aperti, siamo rimasti sempre in prima linea e abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. L'unica cosa che forse l'avevamo già detto all'inizio, forse tutto sommato. Certo. Ma insomma, mi pare, se non ho sentito male, perché io ovviamente non sono un farmacista e non sono un tecnico, però in questo periodo di crisi particolare avete un po' fatto anche le veci di tanti ambulatori medici, nel senso che il paziente si faceva mandare un codice per cui non occorreva più che facesse assembramento dentro l'ambulatorio perché poteva venire direttamente in farmacia a ritirare la ricetta. Quindi, diciamo una cosa, c'è stata una cosa importante, dobbiamo dire una cosa, che come categoria, la categoria dei medici in medicina generale è stata la categoria più colpita dopo ovviamente gli operatori medici e infermieri che lavorano negli ospedali. Quindi è chiaro che parliamo di Bergamo, parliamo di Brescia, parliamo delle zone di Lodi, dove sicuramente c'è stata un'ecatombe di questi professionisti. È chiaro che si sono dovuti attrezzare e preoccupare della loro incolumità, anche perché anche loro, come noi d'altra parte, siamo rimasti senza ogni protezione, perché per assurdo le mascherine all'inizio non le avevano loro, non le avevamo noi. Tra l'altro loro non devono usare quelle di tipo chirurgico, loro sono ovviamente obbligati a usare quelle di tipo FFP2, perché loro devono proteggersi da potenziali dei loro clienti, dei loro pazienti che possono essere, anzi sicuramente rischiano di essere portatori del virus. Quindi sicuramente loro hanno dovuto fare un passo indietro. Lì siamo intervenuti noi, che grazie anche alla tecnologia siamo riusciti a recuperare le loro ricette e a mettere a disposizione dei pazienti, e di conseguenza abbiamo evitato gli assembramenti nei loro ambulatori. Quindi alla fine abbiamo fatto una sinergia di non poco conto, sinergia che probabilmente potrà anche continuare in altri termini e in altre forme anche dopo la fine di questa emergenza. Bene. Ti ringrazio, insomma, mascherine disponibili, mascherine al prezzo ovviamente che calmierato, il prezzo calmierato indicato dal governo, e la sempre totale vostra disponibilità nei confronti
delle esigenze del pubblico, anche in questo Assolutamente. caso, a costo di rimetterci qualche centesimo, come mi hai Vabbè. appena raccontato. Vabbè, dobbiamo anche pensare a tutti gli altri settori che sono sicuramente fermi in questo momento, no? Per cui non ci si può lamentare. Bene, ti ringrazio di questa Grazie a te, disponibilità Nicolò. A e se avrò presto. bisogno ci risentiremo. Quando vuoi. Grazie. Grande, Ciao ciao, Marcello, grazie, ciao. grazie, ciao, ciao.